benvenuti finalmente in questo nuovo video. Guarda qua chi c'è e guarda qua cosa c'è. Motocross Dorno, ragazzi, VD Racing a Dorno finalmente. Diciamo che dobbiamo venire a trovare Stefano da un po' di tempo e finalmente. Guarda qua. Fatta. Minchia, raga, oggi mi faccio male. Allora, come vedete, raga, siamo qua in negozio. Questo non l'hanno mai visto. Posso farti un complimento? Grazie. No, ci spacca. Tengo. Anche perché diciamolo che è da giusto un po' di tempo che ci stai lavorando. 3 anni più o meno. Tanta roba. Di là poi c'è tutta l'officina. Magari dopo facciamo, anzi senza il magari, facciamo un salto e andiamo a vederla. Comunque, come avrete potuto leggere dal titolo, come avrete visto dalla copertina, oggi sono per la prima volta a fare motocross. Mi guardano perché io gli ho detto che sono impanicato. Sì, sono molto agitato, devo dirlo. Peggio della prima volta col motard sicuramente. Spero di non far cazzate, mi tocco per sicurezza. Adesso comunque andiamo a reperire le moto e il materiale, perché lui ha tutto ma io non ho proprio niente, zero. Neanche, detto neanche, così sembra uno serio, ma detto così sembri uno serio. Sì. Credo sarà tipo un mix di colori. Attenzione, posto magico. Questa qua è l'officina. Tra l'altro qua abbiamo l'accesso VIP sotto all'albero. Qua c'è la gente che mi dà le basi. E vabbè, direi che possiamo andare a prendere la moto e l'attrezzatura. Attenzione. Adesso comunque grazie mille a Motocross Dorno, grazie mille a lui. Qua c'è tutta la cosa che praticamente una volta che verrete a noleggiare anche voi le vostre moto vi daranno, nel caso abbiate bisogno di abbigliamento, stivali, guanti, pettorine, qualsiasi cosa. Quindi prendiamo tutto e dopo andiamo anche a prendere la moto. Vamonos, vestiamoci. Con quanto sei grosso? Tira il petto. Attenzione, quanto sono grosso. Quasi quasi vado in giro così per sempre, così almeno sembro quasi grande. Inception. Quindi anche lui preparato, KTM. Peccato che... Ma te non c'hai sotto niente qua? Certo. Ah, minchia. Perché mi stai dicendo che non sono abbastanza grosso? No, mi stai dicendo che tu sei più grosso? Vogliamo fare a botte, bro? Attenzione, si cambia anche ste che oggi ci darà le basi. Proviamo. Sono delle ginocchiere che c'ha su che sono più serie. Esatto, cosa costa? 600 euro, no, di più. Comunque vabbè, scherzi a parte, io veramente sono super mega ultra. Dire neofita è un complimento. Cioè non sono mai entrato, prima volta nella mia vita che entro. Anch'io sono stato 2 volte dentro, 3 anni fa. Però almeno un po' di enduro l'hai fatto. Enduro quello quello in cui si spostano i sassi. Quello bello che piace a noi. No, comunque oggi Stefano lo userò come istruttore. Andrò piano, per cui non ditemi che sono un chiodo, perché avete ragione, lo so anch'io. Aspetta, ripetilo, cos'è che hai detto? Il problema del cross, se usi la GoPro, sembra che vai molto più piano di quello che vai realmente. Sì, ecco, bene, quindi... Infatti io quando faccio i video in cross in realtà sto andando fortissimo. Però vedi che vado piano perché l'effetto della GoPro. E invece io vado piano e basta. Ok, adesso siamo qua, abbiamo ritirato i 2 CRF 2.5, 4 Dembi. Beh, CRF 2 tempi non ne ho mai sentiti. Adesso Ste ci dà qualche dritta, qualche info per evitare di stamparci subito. Esatto, allora, molto basilare. Fondamentalmente la posizione che userete di più è quella di piedi. Quindi stivale abbastanza in punta, la gamba deve restare dritta fino al ginocchio, in modo tale che riuscite a far presa. Tu stringi bene la moto con le gambe per mantenerti in equilibrio. Il bacino leggermente indietro. Così facendo, tu il baricentro c'era indietro. In questo modo, quando piedi la buca, lo vai in avanti. Perché se io la buca la prendo che sono così, idem la rampa del salto. Perché con questa cosa qui vai ovunque. Quindi rampa del salto, così col gas bruciato. Ok. Di tutto, che ne fai un pezzettino, sei sempre tranquillo. L'importante è non essere passivi così, perché sennò anche col freno motore ti tende sempre a lanciare in avanti. Ok. Arrivo in curva, faccio quel movimento qua, mi siedo, faccio la curva, la gamba la puoi tirare fuori così se ti dà fiducia. Appena possibile la ributto portato sulla pedana, perché il controllo ce l'hai quando tutti e due i piedi sono sulle pedane. Base in 2 minuti. A posto, mentre tipo sui salti così, che se chiudo il gas mi... Salti, se tu sei messo così bene. Sì. Anche se chiudi il gas non ti punta in avanti. No, perché tu l'importante è stringere sempre bene con le gambe. Perché se io stringo solo con le braccia, come glielo diceva lui, puoi essere Mister Olimpia ma non puoi contrastare la fisica della moto. Consiglio sui salti, il gas puntato, con una marcia limite più alta, fai il tuo saltino, se che lo chiudi che no. L'importante è che quando atterra non atterrare con le gambe molli così, ma sempre stringendo bene. Ok, d'accordo. Siamo ready. Cioè, chissà sta esperienza. Tra l'altro da piccolo ma sempre intrippato sta roba, anche tutti i miei amici che ci andavano, io venivo a vederli girare, capito? È propedeutico per qualsiasi sport a 2 ruote alla fine. Ora il trucco è non mettere niente delle prime parti. Sì. È solo dai turni di avanti. Oddio. Chissà. Ste verrà con la sua Yamaha. Ok, da quello che ho capito stiamo entrando nella pista easy, quella proprio per principianti. Bene, questa cosa mi dà già più conforto. Vediamo un po' com'è. Bello fresco comunque oggi, sì sì. Mamma mia raga, vi giuro, non sono proprio buono, madonna.
Minchia, mi fa star male, zio. Mi scoppia, te lo giuro, non pensavo. Madonna mia, oh. Zio, non avere paura, cioè buttala giù la moto. Ho gli avambracci che fa male. Anch'io. Ma dai, bravi. Ma zio, ti giuro, non pensavo. Cioè, sono straimpacciato su tutto. Proprio un'altra roba. La tua mano. Direi che già la seconda, la terza. Sai che un tempo la Easy Track era il triplo di questa? Era gigantesca. Tana troia. Scalavi abbastanza prima di entrare in curva. Questa moto è inutile, terza volendo puoi fare tutto. Sì. Mi sembra che è un po' sotto coppia, però hai più trazione, eviti di cambiare, un pensiero in meno. E la moto risponde meglio ovunque. Sai cosa? Sui salti sento che mi si staccano i cosi perché non stringo abbastanza. Devi stringere. Dai, facciamo qualche giro. Sì, anche perché io già non mi sento più gli avambracci. Sì, ma la prima ti dà la botta, dopo vedrai. Sì. So che raga vi prenderete per il culo, lo so, però sento proprio stra in panico. Immagino già i piloti giustamente che mi diranno che sono una se... Speriamo entro fine giornata di essere migliorati un po', minchia. Sapete che ero convinto fosse difficile, ma non così tanto. Allora raga, io sotto il casco sono pezzatissimo, non avete idea. Adesso portiamo le moto nel posto dove le abbiamo ritirate, perché ogni volta che si gira col noleggio bisogna riportarle là, per cui ci hanno spiegato che non dobbiamo lasciarle in giro. E poi mangiamo qualcosa, visto che è già abbastanza tardino per modo di dire, e poi si rientra. Facciamo ancora qualche giro in quella lì facile, che per me è già difficile, e poi proviamo di là in quella grande. Buon appetito. Buon appetito. Ok, abbiamo mangiato, adesso siamo ritornati qua in negozio, in officina. Ritorniamo un attimo in quella piccola, diciamo, in quella Easy. E poi facciamo un giro nell'altra, vediamo un attimino come ci troviamo. Allora, riprendiamo le nostre motorette. Ci hanno detto che dobbiamo accenderla sempre fuori qua. Frizione, siamo ready. Sbaglio sempre, madonna di Dio. Madonna, ste braccia. Tu stai parlando, zio. Io sto parlando, ma si manca il fiato pure per vivere. Ma ciao. Minchia ragazzuoli, comunque, cioè vi giuro, sapevo che era complicato come sport, ma non così tanto. Ho appena fatto una storia, tra l'altro, su Instagram, in cui dico chapeau ai crossisti, perché minchia sono stra incapace. Però dai, col tempo, finendo magari a venire tutto, potrei migliorare, spero. Nel caso aveste dei consigli da darmi, comunque nei commenti sono sempre ben accetti. Sono tutto scricchiolante. A posto raga, si rientra. Nel mentre sono arrivati un po' di ragazzi qua. Poi raga, vedrete questo video, voi che avete detto queste cose vi renderete conto che avete fatto l'applauso a due imbecilli che non sanno andare in moto. Siamo spacciati. La sbatti di fare ste robe che se sei il super principiante è veramente paura di dar fastidio a chi è bravo, capito?
veste. Grazie. Che paura i salti, madonna. Ma stai scherzando? Anche le misure, sì. Adesso si rientra, raga. Ciao ciao. Ciao ciao. Ho trovato il fotografo. Sì. Ma porco Diaz, ma di cosa stiamo parlando? Entrami in quella piccola un attimo. Complicato come sport, però bello, raga. Bello, bello, figa. Ho rischiato di farmi male. Boh, là nella curva là a sinistra, non so che cazzo è successo, mi stavo chiudendo malissimo. Boh, direi che questa è finita, bro. Andiamo a casa. Andiamo a riportare le moto. Che caldo, figa. Andiamo a bere qualcosa, va. Mamma mia, sono scoppiato. Basta, veramente basta. Pensa a quelli che si allenano tipo 5 volte alla settimana. Vabbè, ci vediamo dopo quando mi sono ripreso un po'. Comunque, visto che sicuro ce lo chiederete, allora questi qua sono tutti i vari prezzi per metà giornata, giornata intera, motocross, mini cross, per cui qua vedete tutto quanto. Quindi raga, questa è stata la giornata. Io ringrazio Woody Racing e ringrazio Motocross Dorno, anche se qua c'è Stefano. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, sapete che a me fa sempre piacere. Seguitemi su Instagram, seguite Motocross Dorno e Woody Racing su Instagram. Ci vediamo nel prossimo video. Bella raga.